Non lo so, vedi. Vabbè, l'importante è arrivare. Ciao Megan, mi fa tanto piacere incontrarti. Anche a me. Uno splendore come sempre. Grazie. Senti, tu sei entrata ad Amici grazie a Raimondo Todaro, che ti ha dato il banco, che però nel momento in cui ti ha preso ha detto che ti avrebbe tenuto in prova. Esatto. Ecco, mi racconti la sensazione, no? Le sensazioni che si provano quando si entra a far parte di una esperienza così importante, ma sai e sei consapevole di essere in prova. Esatto, sei in limbo. Cioè, era, è stata una sfida, una challenge per me, perché lì per lì ho detto, ok, ci sono, ma voglio rimanere, quindi farò di tutto. Cioè, la cosa era stimolante per me, perché non mi sono mai adagiata. Era come se ogni settimana dovevo dimostrare di più, però non era un peso, cioè era proprio stimolante, quindi bello. Ovviamente un pochino di strizza ce l'avevo, però bello, cioè nel senso l'ansia, però di stimolo, del voler fare sempre di più, di crescita. E quindi no, me la sono vissuta abbastanza bene. Però forse è stata proprio quell'ansia che ti è servita e che poi ti ha portato fino al serale, esatto. No? Nel frattempo poi tu scegli a un certo punto di cambiare professore, cioè di lasciare Raimondo per passare con Emanuele, no? Ecco, oggi vedendo la situazione a freddo, la rifaresti ancora? Sei stata contenta? Che cosa ti ha spinto in quel momento a prendere quella scelta? Allora, la cosa che mi ha spinto di più è stato il compito che mi ha assegnato Emanuele, che dove mi sono sentita per la prima volta proprio io a 360 gradi, cioè proprio ho detto ok, ora faccio vedere a tutti chi è la vera Megan tramite un compito. E quindi da lì ho detto ok, Emanuele ha capito, ha centrato chi sono, e forse era, cioè, dentro di me l'ho fatto un po' anche come, cioè, come energeticamente tra virgolette mi sentivo molto affine a lui, e non lo so, proprio mi è sembrato, cioè guardandolo negli occhi, perché io sono molto a pelle con le persone, e mi sono sentita di fare questa scelta e la rifarei altre 300.000 volte, cioè sono contenta. È stata una scelta che poi ti ha portato dei cambiamenti fino al serale e a tante soddisfazioni. Tu quando sei poi uscita, no, da Amici, hai detto adesso inizia un periodo pieno di cose belle, sì, per me. Ecco, che cosa porti come bagaglio di esperienza da questa avventura di Amici? Allora, porto tanta consapevolezza, tanto amore, infatti parlarne mi emoziona, cioè essere qua ora anche mi emoziono, e tante cose, cioè come uno zaino, cioè come se avessi incanalato, si dice così, sì, sì. Incanalato tante cose a livello umano, a livello artistico, a livello proprio di consapevolezza anche di valori, perché diciamo che io ho sempre vissuto la vita, oggi sei, domani non lo sai, sono italo-cubana, sempre la mentalità un po' cubana, che diciamo il mangiare non c'era, però sempre festa, casino. Invece ad Amici ho detto, ok, ho la mia stabilità, ho un percorso da fare, ho degli obiettivi settimanali da portare a termine. E quindi è stata una cosa che la Megan di settembre e la Megan di ora sono proprio due cose completamente diverse. E quindi mi porto, cioè, troppo, devo tanto a questo programma, tanto, a tutti, cioè, è tipo una macchina che ti fa così, e esci e dici, wow, ma cosa ho fatto, capito? Allucinante. Senti, c'è stato un momento particolarmente difficile in questa esperienza? Sì, allora, alcuni, perché diciamo che sono sempre stata una persona che apparentemente si è sempre fatta vedere forte, sicura, anche per una necessità a volte, nonostante sono piccola, perché ho 18 anni e sono entrata che ero minorenne. Però tu sei sempre sembrata più matura della tua età, in generale. E diciamo che da piccola, da quando ho 14 anni che vivo da sola, ho dovuto arrangiarmi. E diciamo che non è che avevo scelta, o mi svegliavo o mi svegliavo, per forza. E ho avuto dei momenti down dove magari mi chiudevo in bagno, piangevo, però devo dire la verità, sono quelli che mi hanno fatto poi crescere, asciugarmi e dire no, vai, sti cavoli, devi mangiarti tutto, cioè devi fare quello che ami, devi metterci tutto. E però sì, anche perché emotivamente sono molto sensibile
e anche magari alcune parole, pure leggevi magari commenti negativi, cercavo di farmi scivolare le cose, però alcune cose mi toccavano. Però mi sento più vulnerabile rispetto a quando sono entrata da amici, quando sono entrata da amici ero tipo pazzesca, però ora mi sento più vulnerabile, più consapevole, però penso che sia giusto così. Penso che uno non deve essere troppo, cioè deve essere un dare e avere con quelle persone. Forse è proprio anche una maturità maggiore, esatto, no? Rispetto a come eri prima di entrare. Se dovessi dirmi il momento più emozionante che hai vissuto, immagino che ce ne siano tanti, però uno in particolare di questa esperienza. Oddio, allora, forse in sala l'ho vissuto. Cioè in sala prove, una volta ho ballato una coreografia che era di Elena, che vabbè, con lei mi sentivo proprio, cioè piangevo in sala, cioè lei proprio mi ha preso, cioè non so, proprio una persona che ha un'energia su me potentissima, e ho più momenti, ho più flash nella mia testa dove proprio mi sentivo libera, dove mi sentivo io. E i momenti in sala, diciamo, dove ballavo per me e non per un pubblico, tra virgolette, dove mi sentivo proprio, non avevo l'ansia di dover essere all'altezza di qualcosa, lì proprio sono questi momenti più belli che quando ne parlo proprio lo sento ancora. Quindi insomma hai capito anche molto più di te. Sì, tanto, anche perché poi senza telefono, senza confrontarsi comunque col mondo esterno, hai tanto modo di riflettere, di farti domande. Anche senza, cioè a me piace farmi le domande anche a volte senza rispondermi, però è giusto farsele, ho avuto modo di farmene tantissime, ma su anche sulla danza, su tutto, quindi sì. Ci sono state tante amicizie, no? Tante. Perché, insomma, sono nate fra voi e poi insomma ne siamo stati in qualche modo poi consapevoli attraverso tutti dei time che abbiamo seguito, però appunto c'è questo rapporto con Gianmarco, sì, che è stato un rapporto all'inizio un po' conflittuale, no? Sì. E non si capiva bene amore, che odio, direzione dovesse prendere, però poi è diventata una cosa seria. Sì, cioè è allucinante perché nessuno di due se lo aspettava e poi... Cioè nessuno si aspettava che diventasse così, così forte, tra virgolette, così... Cioè con lui mi sono messa a nudo completamente, cioè proprio un libro aperto. E lui anche con me, quindi cioè, ci siamo aiutati tanto, cioè io mi ricordo prima di ogni puntata ci stringiamo la mano. Vai amore, qualsiasi cosa fai, fallo col cuore, cioè proprio è stata una persona fondamentale per me. E fuori, che io avevo paura che... Comunque il contesto televisivo, tante cose, ho detto chissà se fuori rimarrà così forte. Ed è così, cioè ora siamo H24 insieme anche troppo. Ha funzionato molto di più. Ha funzionato molto bene, ci siamo conosciuti anche in altri contesti. È una crescita che stiamo facendo insieme, è una crescita costante. Giorno dopo giorno ci scopriamo, conosciamo, ci diamo tanto e poi adesso farete anche questa esperienza all'estero, no? Eh sì, tutti e due a New York. A New York, esatto. Beh, bellissimo il bellissimo fatto anche che ci possiate stare nello stesso periodo. Esatto, no è bellissimo. Che cosa ti aspetti da questa esperienza, Megan? Diciamo che ho un po' paura per la città, per la lingua, perché diciamo che sono un po' una pippa nell'inglese, detto proprio sincera. Vabbè, però puoi sempre imparare, no? Sì, come sì, Isobel sì, ha imparato a parlare, certo, italiano, certo. E ne puoi approfittare tu. No, diciamo che mi aspetto tanto, cioè sono curiosa di vedere come è la mentalità all'estero, perché non ho mai studiato all'estero, quindi sono curiosa di vedere come insegnano, di vedere altri ballerini diversi da quelli italiani, di rubare tutto quello che posso, perché voglio rubare tutto e tornare qua piena di tutto, cioè voglio vedere anche come vivono, sono curiosa. A te la fame non manca, no. Ce ne siamo accorti. Senti, un pensiero su Maria, torniamo un po' all'interno di amici. Allora, che cosa ha rappresentato Maria per te? È stata come, cioè, quando mi ha dato la maglia la prima volta, l'ho vista, ho detto ok, questa persona sarà fondamentale, diciamo, per il percorso. Poi non mi aspettavo che lei fosse così tanto presente con noi, cioè pensavo facesse il suo e poi il resto, invece no, cioè lei proprio c'era per ogni cosa
E il suo Di Maria è il tutto. Esatto, lei c'è veramente, era in tutto. Cioè, noi sentivamo il suo oi dall'assù, da diciamo. Ogni tanto quando serviva. Sì, sì, sì. Però era giusta. Cioè, la cosa che. Cioè, il mio pensiero su Maria è che lei è una donna giusta in ogni occasione, anche parlando con noi. Lei sapeva come farti arrivare ogni cosa, le cose cioè nel bene e nel male. Quindi. Tanto, tanto grata, tanto grata. Senti, a lei. Megan, ma come nasce questa passione per la danza? Fin da piccola, cioè da come sempre. Come è successo? Cioè, tu hai proprio consapevolezza del momento in cui hai detto voglio fare questo? Sai che no? Sai di no? Che non ce l'ho, perché mia mamma è cubana, quindi la musica ha fatto sempre parte di casa. Cioè, mia mamma puliva con la musica salsa, cioè quindi da sempre. Poi ho fatto Peter Pan, d'altro ho ballato anche con te, non so se come ti no, ricordi. Come no, che ero piccolina, avevo 4 anni. Piccolissima. Però cioè, diciamo che non mi spaventava ballare anche davanti alle persone da piccolina. Vabbè, ora un po' di più, però da piccolina proprio. Eri più sfrontata. Sì, 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 alle feste, salivo sul palco, mi mettevo lì, ballavo full out. Cioè, da sempre, diciamo, cioè, è una cosa che ce l'ho in famiglia e da sempre ce l'ho. Non mi ricordo un momento che dico l'ho fatto. Però, insomma, tu già prima di Amici avevi fatto già tante esperienze, sì, no? Come ballerina in spettacoli, in video musicali, hai fatto la modella, quindi hai portato già, portavi un bagaglio di esperienza. Sì. Però tu, quando sei entrata, appunto, hai detto, no? E tutti mi dicono sempre che sono molto bella, io voglio essere brava. Molto brava. Esattamente, sì. Diciamo che la bellezza è sempre stata per me un'arma a doppio taglio. Perché è un attimo che una rimane solo quello, è improntata come quella bella, che non balla. E uno deve cercare comunque di essere all'altezza, cioè essere tanto brava per cercare di essere pari. Bilanciare. Di bilanciare. Però, cioè, io sono entrata ad Amici, sincera, con l'ottica, non voglio vincere. Cioè, è strano, però io sono entrata con l'ottica studio come una matta, perché quello come sono cresciuta in questi 7 mesi che ho fatto qua non lo farò mai, cioè, non avrò mai modo di farlo. Infatti, purtroppo, Amici è una volta sola, perché io lo rifarei io tu, in se modo potessi presentarti, sì, tutti gli anni lo faresti, cioè, volentieri. Ma proprio per lo studio, per il lavoro con i professionisti, per la consapevolezza che prendi, cioè è allucinante. E per me studiare vale molto di più, cioè stare in sala anche con altre persone, purtroppo col Covid non si poteva, vale molto di più che lavorare, tra virgolette. Cioè, per me lo studio è proprio gratificante, uscire dalla sala marcia, che però con i muscoli che non cammini rotta, però che dici. Però soddisfatta di aver dato il massimo. Cioè. Senti, la tua famiglia ha sempre apprezzato, ha sempre sostenuto questo tuo percorso, allora, questa tua scelta? Mia mamma sì, mia mamma ha dato tutto per me, tutto. Cioè, lei mi dice sempre, no, succeda quello che succeda, ma tu non smettere mai di ballare, mai, mai. Non me ne frega niente del resto, però tu balla sempre perché tu sei nata per questo. E lei ha sempre dato, cioè, si è tolta l'anima e il corpo per me. Io le sarò grata a vita. Invece mio papà all'inizio era un po' titubante. Scettico. Perché lui, diciamo, lui è finanziere, quindi lui è più sul posto fisso, diciamo che noi, il nostro lavoro è sempre un punto interrogativo. Una vita un po' più regolare. Esatto, lui studia, università, questo, però alla fine ha capito che quello che amo è questo. E l'ha accettato e ora mi segue anche lui ed è contento anche lui per me. Ti segue anche lui, ma insomma non solo lui, perché ti seguono un sacco di persone, sì, anche sui social, no? Che cosa ti piace comunicare? Allora, a me piace comunicare me, cioè nel senso il mio essere. Poi diciamo che vorrei portare degli argomenti più forti, però diciamo che non mi sento ancora pronta a farlo. Però sono molto semplice, però allo stesso tempo pazza. Mi piacerebbe comunicare questo sui social. Non mi piacciono i filtri, non mi piacciono le falsità, tra virgolette. Porto il mio essere, cioè, quindi quando sono struccata, sfatto, metto la foto, sfatto. Quando sono pazzesca, mi faccio pazzesca, pazzesca, capì? Così, insomma. Quindi la verità, cioè, la verità, però mi piacerebbe portare argomenti più forti, cioè. Però non mi sento ancora. Vabbè, però c'è tempo momento. Per tutto. Sì. Senti, dopo questo corso che farai, no? Che farete a New York, cosa c'è proprio nel futuro prossimo di Megan? Sì. Cosa mi aspetto? Qualche progetto anche nuovo. Allora, io vorrei andare a New York, sincera, e rimanerci. Cioè, io vorrei
andare là, capire un po' com'è la situazione, capire, conoscere persone, tornare qua, mettermi un po' di, raccimolarmi un po' di soldini da parte e poi andare là. Perché secondo me là ci sono tante opportunità, io vorrei fare tour con cantanti, ballare anche in teatro, cioè vorrei fare tutto. Non c'ho, vorrei tutto quello che arriva. Livello... Però poter studiare e poi magari contestualmente riuscire anche a cercare, esatto, delle opportunità di lavoro. Esatto, sì, il mio progetto, è cioè il mio obiettivo è quello. Guarda, te lo auguro veramente di cuore. Lo spero. Siamo arrivati al dimmi di più, ci sono 6 domande che io faccio a tutti. Ok. Ok, sei pronta? Ok. Allora dimmi prima di tutto qual è il passo a 2 dei tuoi sogni, se potessi scegliere... Un passo a 2? Un compagno, una compagna, ma proprio, capito, sogna, vola alto, con chi ti piacerebbe ballare? Con Beyoncé. Con Beyoncé. Mi pare che hai sognato, sì, 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 abbastanza, sufficientemente, sì, 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 in alto. Lei, cioè proprio quando vedo il suo concerto, anche ora che c'è il tour mondiale, io mi immagino lì con lei, quella parrucca pazzesca bionda, mamma mia. Cioè darei tutto. Non ci staresti male. Mamma cioè, mia. Cioè, hai qualche strana abitudine che conoscono soltanto le persone che sono vicine a te? Allora, oddio. Faccio meditazione, cioè tipo prima di qualcosa così chiudo gli occhi, così penso, cerco di raccimolare tutte le energie, cerco di farmi il mio focus, ok, non pensare questo, oppure tipo bacio la mia bambolina, c'è una bambolina nera, sì, che mia nonna praticamente ha fatto quando io sono nata, e tipo la benedetta come se mi proteggesse da ogni cosa, infatti la portavo anche in puntata, le do un bacino, vabbè, un po' strano. E se ti manca? Cioè se non ce l'hai in quel momento? E se non ce l'ho, non mi sento sicura al 100%. Cioè mi sento un po'... Quindi bisogna portarla sempre con sé. E invece da piccola mi bucavo col lago. Cioè tipo facevo perché? Così. Non lo so, mia mamma mi diceva che porta fortuna. Quindi così. Va bene ogni tanto. No, però non insomma, bucavo, però tipo un cisticotto sì, sì, così. Proprio un po' di una puntina, esatto, diciamo. Esatto, sì, sì, sì. Così. Senti, una cosa che piace a tutti e non piace a te. Oddio, il formaggio forse? Non ti piace, ma nessun tipo di formaggio? No, tutti i formaggi stagionati, quella cosa lì. Ma la mozzarella sì, ah, sì. La ricotta solo... no. Yogurt no. Solo? Mozzarella di bufala e stracciatella. Holidays. Però mi sembra insomma che possa apprezzare moltissimo. Senti, qual è la tua più grande paura, Megan? E soprattutto come cerchi di combatterla? La mia più grande paura forse è rimanere, cioè forse non avere amore, non, oppure, cioè come, non so come spiegarlo, non la solitudine, cioè sì la solitudine, ma non avere qualcuno da amare, ma non a livello di relazione, proprio nella vita, cioè io amo dare più che ricevere e quindi la mia più grande paura è non riuscire a trasferire questo amore, esatto, su altre persone. Esatto. E come la combatti questa paura? Dandomi tanto, cioè cercando di prendere, di trovare persone belle sempre, di conoscere, di cercare di trovare sempre un filo che mi lega con le persone, essendo anche in modo empatico con le altre persone. Vabbè, lo sei, una grande empatia nei confronti e quindi sì, così, cioè per me proprio la mia paura è quella, non poter dare amore, vivere senza, sì, senza una vita più arida, sì. No, quello non è la mia più grande paura. Però senti, sei su un'isola deserta, okay, e puoi portare con te solo 3 cose, ok, cosa scegli? Cose, non persone. Cose. Oddio, forse, ma una radio? Tipo posso? Certo, tu puoi, okay, portare quello che ti pare. Una radio? Una radio. Dove passa la musica, sento anche, sì, le notizie, cose così. Quindi un contatto, diciamo, con il mondo. Esatto, un libro. Mm-hmm. Ce n'è uno in particolare oppure l'importante è che un tu libro, abbia... Un libro. Un romanzo. Esatto, un libro che mi possa leggere. E sicuramente, vabbè, cibo no, non posso dirlo, vero? Vabbè, il cibo, diciamo, che poi alla fine quello, sulla deserta magari te lo procuri. E allora, oddio. Non lo so. Oddio, forse... Non pensavo che fosse così complicata, no, questa domanda, no, sinceramente. So. Allora ho detto un libro, una radio e...
Eppure nella vita sembra che abbiamo sempre bisogno di una marea di cose, no? Poi invece quando devi pensare a tre cose solo, essenziali, non te ne viene in mente più nessuna. È curiosa questa cosa. Sì. Oddio, forse... Non lo so. No, non lo so, veramente. Olio di cocco che lo posso usare per i capelli, per i... Ah, beh, certo, comunque una cosa di bellezza che sì. Giustamente poi lo metti anche sul corpo prendendo il sole. Può tornare sempre utile. Mi è uscita così, non so come è uscita. Senti, Megan, se ci fosse la possibilità di cambiare una cosa nel mondo che proprio non ti va giù. Io vorrei che non ci fosse distinzione, cioè vorrei che ci fosse un'equalità tra tutte le persone. Cioè vorrei che uno girasse per strada vestito anche in pigiama e nessuno te lo guardi male. Cioè vorrei che non ci fosse distinzione. Quindi meno giudizio. Esatto, meno giudizio. Meno pregiudizio nei confronti degli altri. Esatto, quello proprio vorrei che non ci fosse. Vabbè, bisogna cominciare da noi. Esatto, no? È già un buon punto di partenza. Per finire, se tu pensi a te fra 10 anni, ok, che Megan vedi? O che vorresti, che Megan vorresti vedere? Oddio, io vorrei, cioè, con quello che sogno, vorrei essere tipo una showgirl, vorrei comunicare tanto con le persone, avere a che fare tanto con le persone, sempre però nell'ambito artistico. E poi vorrei essere anche mamma. Cioè, tra 10 anni vorrei già essere mamma perché voglio che mia mamma si goda i nipoti, cioè, non lo so, l'essere mamma mi affascina tantissimo, penso che è uno dei privilegi che noi donne abbiamo. E lo è. Forse il privilegio più grande che noi abbiamo. E lo è, assolutamente. Quindi essere mamma e poi essere una showgirl, quindi mi piacerebbe anche lavorare nel mondo del cinema, mi piacerebbe... Forse una donna di spettacolo, esatto, a tutto campo. Cioè, ambisco a quello, poi la so che la strada è lunga e tortuosa. Beh, intanto bisogna cominciare. Però sì, ambisco a quello, così. Ti auguro veramente tante, grazie, tante cose belle. Grazie Megan. Grazie a te. A presto.